Nonostante le nostre segnalazioni il ricettacolo di rifiuti a Bosco dei Preti aumenta, è diventata una discarica. Altre buste di rifiuti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frascame che è stato sicuramente trasportato e sversato in questa zona a ridosso di castagneti e nocelleti, ma attenzione, perché di fronte la nostra ormai tra virgolette amica di scarica ha raggiunto proporzioni preoccupanti, proporzioni enormi. Addirittura è stato abbandonato anche un piccolo televisore ma l'arredo del laboratorio medico lo vediamo svetta sul ricettacolo di rifiuti composto da tanti bustoni, da questa pedana in legno, da scarti di elettrodomestici, anche bidoni che sono pieni di vernice e tant'altro. Noi abbiamo segnalato più volte questo tipo di, eh, di servizio, ma insomma nessuno se ne frega. E portata, anche materiali di risurdo. ma ne approfittano perché con un degrado generale è chiaro che poi si aggiunge anche questo una volta lo chiamavano il ponte dei sospiri questo adesso invece è diventato il ponte degli scarichi e eh, e eh, puntano eh. roba anche da sopra ma non se ne capisce niente più Quasi fa di tutto e di più e tutti sono impuni da ogni forma di, 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 di educazione e di ogni forma di controllo da parte di chi dovrebbe poi controllare e far rispettare almeno di tenere le strade una poco pulite dai proprietari che stanno qua e alla strada. E anche perché è un danno per uh, le coltivazioni, per i nocelleti, ce ne sono tanti in questa zona. Eh, ma se, se, dove si butta immondizia ci sono sempre danni, danni per tutto. Anche per le persone perché respirano poi tutte quelle quelle fetenzie che rimangono per terra e tutto il resto, gli animali che rombono, busse che rombano... non si capisce niente. Com'era questa zona una volta? Ma era un giardino, oggi non esiste più. Il progetto degli ospedali riuniti fissato nel decreto numero 29 di aprile dal commissario Vincenzo De Luca da oggi prende ufficialmente corpo. L'accorpamento Moscati-Landolfi è una realtà, anche se la strada da fare è ancora lunga e il percorso non mancherà di nascondere qualche insidia. Con questa giornata praticamente si salva il Landolfi e si migliora il Moscati? È presto. Questa mattina abbiamo innanzitutto avviato questo percorso che certamente è un percorso complicato, difficile, ma con una dose di buon ottimismo e di coinvolgimento soprattutto degli operatori di Solofra e di Avellino credo che la partita si possa vincere nell'interesse dell'utenza, perché se riusciamo a costruire un'azienda più forte, più distribuita sul territorio, chi ne gioverà sarà l'utenza e quindi è nostro interesse, perché su questo saremo giudicati poi, è il nostro interesse rimettere in campo tutte le energie e l'entusiasmo che devo dire questa mattina ho registrato a pieno, anche perché molte persone le conoscevo, sono ritornato qua dopo tanti anni, quindi credo che si potrà fare insieme un buon lavoro. Diciamo che lo step più importante è stabilire l'entità e l'inizio del finanziamento che ci viene riconosciuto sul quale io non ho eh, la possibilità di dire un mese, due mesi, quindici giorni, quindi, perché non dipende solo da noi. Diciamo che da quel momento in poi, un anno e mezzo, possono essere sufficienti per dare un volto nuovo con l'idea che chi passa davanti a questo ospedale vede il Moscati di Avellino e chi passa dal Moscati si ricorda che c'è il presidio di Solofra allo stesso modo. Questa riorganizzazione invece con l'ospedale Moscati potrà garantire la sopravvivenza ad entrambe le strutture. L'ospedale di Solofra ne avrà beneficio, ha aumentato i posti letto, quindi verranno strutturati dei reparti che probabilmente non ci sono. Io sentivo parlare anche della medicina del lavoro, cosa che noi da anni auspichiamo. E invece il Moscati avrà un'arma un in più per eh, diciamo questo derby, come lo definivo prima, con l'ospedale Rummo per il dea di secondo livello. Lei è un nonno sprint, un nonno stravecchi. Gesù, ma lei ha 20 anni. Insomma, quanti regali ha ricevuto oggi? Dica la verità. Ma qui uh, tutti i parenti sono all'estero, I, i pronipoti. nemmeno una caramellina, niente. Non niente, solo ah. gli auguri ci ho mandato. Però che eh. cosa fa da nonno? Eh? Da Gioca nonno? Io voglio, voglio bene a tutti, ah, voglio bene a, bello, tutti. Sì. Da, a tutti. Faccio ah, sempre regali a tutti: è tipo Babbo Natale. A cominciare dalla nonna, figli e nipoti. E può oh. alzare un attimo l'Oscar? Dato ecco, al nonno, eccolo qua, più ecco su, il nonno dei record, il nonno ecco. speciale, il nonno Sprint, viva il nonno! Evviva eh, il nonno! Il nonno vecchio! Ma è il nonno? Bis, come no, è il bisnonno! Bisnonno, Bis complimenti, migliori auguri! Eh, Gli arriva un regalino, sì. Certo, sì, sì, arriva, eh, sì, la sorpresa sempre arriva. Eh. <ride> E anche a lei le faccio alzare l'Oscar perché noi abbiamo pensato ai nonni, ah, quindi beh, si alza l'Oscar, ecco qua, così in modo anche trionfante. Auguri per tutti. Auguri nonno. Auguri. auguri nonno. Lei è nonno nipote? Sono niente. Come niente? E non so manco ancora zio. Ah, eh, eh. quindi vabbè, al momento è illibato, insomma. Eh. Però eh, le piace questo Oscar dedicato a ah, nonni. Ah, eh, faccio eh, eh. Viva i nonni! Viva i nonni, ecco, guardi la telecamera. Per Anni e tutti i nonni. Eh. Eh, ma i nonni ne danno la monetina, i ragazzi. Eh, che in sì. accompagnamento, me, non ce ne sotto? Ah sì, i nonni in <ride> Algeria. I nonni! Eh. Eh. Se non fosse i nonni stavamo qua. Eh, bravo, bravo. bravo. Sto con ci aiuta, Faccio una dedica a tutti i nonni, anche una bella canzone, visto che? 300 anni, voce, sì. forza ai nonni, sarete sempre più grandi. E lunga vita ai nonni. Ma che bello! Ma lei si inventa queste canzoni oppure? a Eh, mi sento vado, vado, mi piacciono assai. Eh, eh. Sono un mezzo poeta, capito? Bravo, mezzo poeta, ciao, Ciao faccio sempre colpa. Un colpo ma... a prima vista. I... Sì, 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 ma quando vedo te per me si brilla il mio cuore e i miei occhi con te. <ride> ma che bello! Ma io sono venuto per premiarvi, ecco oh, qua grazie. questo è l'Oscar lo per, per tutti grazie. i nonni, sì. La ringrazio. La signora è pure è nonna, sì, signora, sì. complimenti. Fica. Sì, dico eh, complimenti, sento bene. nonna, non <ride> molto eh. sprim. Nonna molto sprim. Sì, sì. Ma i nonni che fanno oggi? Ah, I nonni cosa fanno? Eh. Aiutano i bimbi, aiutano i figli. Sì. A mantenere i piccoletti. Se hanno bisogno di qualcosa, noi siamo i primi a dargli una mano. E voi così belle, eh, vi hanno regalato qualcosa, avete ricevuto un bacio? Stasera andiamo eh, che a cena. Stas? Ah, a cena vi porto. Sì, portano, sì ah, i figli belle... ci portano a cena. Ah, ah, va bene. Allora auguri, noi alziamo va simbolicamente l'Oscar a auguri tutti i nonni. e le... Oggi è la festa dei nonni, è la tua festa. Ma io lo sapevo, sono vantata io. Ti stiamo dando noi una bella notizia, <ride> ti tengo pure un bacio. Grazie, bene, grazie, sei bravo. Auguri nonno, auguri. Questo è il bello del nonno. Eh? È bellissimo. Eh, come si il chiama? Tesore, il tesoro è Simone. 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 Oggi è una giornata speciale per tutti i nonni eh, e quindi lei si regala piacere, eh, questa emozione. Ci fa piacere che ci festeggiano eh. perché veramente diamo tanto e eh, lo diamo con cuore. Eh sì. Un Oscar a lei, signora, grazie. eccolo qua. <ride> Grazie, Simbolicamente, grazie. però è un Oscar eh, cioè. per tutti i nonni e tutte le nonne del mondo. Grazie, grazie. grazie. Quindi, Quindi, non ce ne ho più, però sono sempre nel mio cuore. Mancano sempre. Che tu che hai una grande voce possiamo dedicare un accenno di una, di una canzone a tutti i nonni. Tutti i nonni ce ne sono tante, ma la più bella, secondo me, perché Porfa. parla d'amore. Sì. Tagolut Benati. Che belle parole. Che belli nonni. Grazie. Auguri a tutti i nonni. Il prefetto Maria Tirone, arruolata dalla Polizia di Stato. La sezione avellinese dell'AMPS stamane ha consegnato il riconoscimento di socio onorario al prefetto di Avellino. Un rinforzo eccellente, ha sottolineato il questore di Avellino Luigi Botte. Nel corso della cerimonia, il prefetto e il questore hanno gratificato l'impegno ancora in prima linea dei componenti dell'associazione fondata nel 2011 dal compianto capo della Polizia Antonio Manganelli. La sezione avellinese intitolata L'Agente Circo de Roma, preseduta da Angelo Perrone, rappresenta un patrimonio di valori da non disperdere, ha dichiarato Botte, servitori dello Stato per sempre, con la divisa cucita addosso e il senso del dovere che diventa una mission eterna. Eh sì, sono emozionata, commossa, grata al Presidente e a tutti i soci dell'Associazione di Avellino per questo onore. e... Che mi riempie di gioia perché eh, arruolata nella polizia mi ci sento, essendo eh, parte della famiglia del Ministero dell'Interno. Ma, ma questo crea un, un suggello eh, anche formale a quello che era nella sostanza e un ringraziamento per. Presidente e tutti i soci dell'Associazione dell Irpina per, per quello che fanno. Il Questore ha, ha illustrato mh, con dovizia di particolari quello che è l'impegno dei, eh, dei soci, di cui alcuni, eh, anzi credo tanti ancora in servizio, una, eh, associazione, una sezione giovane qui in Irpinia, ma che ha già... 400 iscritti, 420 iscritti, quindi che cresce, che si afferma sul territorio, vuol dire che mette sostanza, mette contenuti, mette passione nella sua attività che è molto importante. Insomma avete un rinforzo d'eccellenza come il prefetto Tirone quest'ore. Effettivamente ha detto bene, <ride> eccellenza, è, è veramente una persona dal punto di vista è professionale, e umano eccezionale e quindi eh, noi dobbiamo ritenerci fortunati di avere un prefetto ad Avellino eh, con il quale eh, naturalmente possiamo lavorare eh, in piena sinergia e io voglio sottolineare la premura del prefetto nel seguire l'attività delle forze di polizia. Quindi da questo punto di vista veramente siamo fortunati e io ringrazio il signor prefetto per la sua guida sempre costante nelle attività istituzionali. Poi una squadra di giovanotti ancora da prima linea, che le no. fa anche da scorta, vedo. No, lei ha detto bene giovanotti, perché eh, ci tengo a sottolineare che io molto spesso eh, li impiego anche naturalmente in attività consentite dalla legge, quindi a pieno titolo fanno parte della nostra famiglia attiva. Il ricorso del Movimento 5 Stelle per annullare i verbali elettorali e ricontare 700 schede già scrutinate è stato respinto dalla prima sezione del TAR di Salerno. La giustizia amministrativa conferma in primo grado, in attesa di possibili ricorsi al Consiglio di Stato, il risultato venuto fuori dalle urne nel giugno scorso, ballottaggio compreso. Il sindaco Vincenzo Ciampi, primo firmatario del provvedimento contro il Comune di Avellino, il Ministero dell'Interno e l'Ufficio centrale elettorale, dovrà continuare a far leva in Consiglio su un gruppo composto da cinque pentastellati eletti su 32 totali. Ciampi potrebbe naturalmente avere il supporto di quanti condivideranno singoli provvedimenti proposti da un governo comunque di minoranza. Le ragioni dell'inammissibilità del ricorso saranno rese note con il deposito delle motivazioni che saranno scritte dai magistrati giudicanti Riccio, Monica e Fontana. A promuovere l'azione giudiziaria non erano stati tutti i candidati 5 Stelle, bensì 17. Ad opporsi in giudizio la prefettura di Avellino, l'ufficio centrale elettorale e i consiglieri comunali Pizza, Cipriano, Giordano, Leonardo e Gianluca Festa, Arace, Iacovacci, Petitto, Negrone e Maggio. Il centro-sinistra dunque conserva i 18 seggi assegnati. Restando in tema comune di Avellino si annunciano polemiche in merito alla composizione delle future commissioni consigliari. Il tema approderà in aula il prossimo 9 ottobre. Il criterio utilizzato per le scelte scatena le ire di quei consiglieri che avevano messo per iscritto una preferenza di assegnazione che è stata cestinata nei criteri utilizzati. Ma che senso ha litigare per commissioni che, in caso di sfiducia, sono destinate a sciogliersi anch'esse? E in caso di proseguimento dell'amministrazione Ciampi non determineranno scelte condivise, non essendoci maggioranza e minoranze chiare e costituite, ai posteri l'ardua sentenza, all'Aula martedì prossimo il dibattito, il Movimento 5 Stelle continuerà ad occupare 5 seggi su 32, il centro-sinistra 18 con il premio di maggioranza, ma gli scontri di questi tre mesi hanno detto che il tema vero resta quello dell'ingovernabilità del capoluogo. Una discarica extra large sotto i balconi. Carcasse di mobili, elettrodomestici, materassi, divani, scarti di giocattoli e altro che giacciono da giorni nel verde di Contrada Quattrograna a ridosso dei nuovi alloggi popolari. A scaricare i rifiuti, avvertono gli abitanti e sarebbero persone di fuori rione che, approfittando dell'isolamento in cui vive il quartiere, sversano gli ingombranti, eludendo così i controlli dell'autorità giudiziaria e degli stessi cittadini che denunciano la condizione di abbandono in cui sono costretti a vivere. Una terra di nessuno diventa. Meta anche per chi ama liberarsi facilmente dei rifiuti non solo di scariche. A contata Quattro Grana, poco distante dalla montagna di ingombranti, incombe il dinosauro. Il dinosauro, per i residenti del quartiere, è un prefabbricato, o meglio lo scheletro di uno stabile imbottito di amianto e topi. Divorato dal degrado, che nonostante l'avviato progetto di riqualificazione edilizia nella zona, è ancora in piedi. In questo scatolone, che con il trascorrere del tempo perde pericolosamente pezzi, ci sono i cosiddetti alloggi bagnarola, come li chiamano da questa. Parti con l'avvicinarsi dell'inverno infatti, bisogna per campare tra le macerie di queste case attrezzarsi con secchi e ombrelli. La pioggia, così come il gelo e l'umidità, penetrano sin nelle ossa degli inquilini. I superstiti del dinosauro che sperano, dopo anni di attesa, di poter lasciare le topane inagibili e occupare i nuovi alloggi consegnati dal comune. E il dinosauro fa paura anche solo a vederlo, sottolineano i vicini. E eh, Io non lo so come fa a stare quella gente là dentro per il sodiciume che c'è e vetri rotti, c'è veramente da aver paura. Io una sola volta sono salita, che la sua casa mi mandò a portare un foglio a una che abitava lì, ero terrorizzata perché le scale senza luce, vetri rotti e sporcizia non finì. Da una parte le abitazioni, gli alloggi nuovi e dall'altra vediamo questa carcassa sì. pericolante. No, 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 io ripeto, sto quasi da dieci anni qui e ringrazio il Signore. Gli inquilini della carcassa dovrebbero essere ospitati insomma in una condizione più umana. È più umana, proprio così, perché stanno proprio in uno stato, almeno dentro non ci sono mai andata nelle abitazioni, però di fuori e la scala. È... Di notte fa un po' paura. Sì, sì, è parecchio paura. L'amministratore unico dell'Aerdesio questa mattina ha tenuto una nuova riunione in comune per trovare una soluzione idonea al trasferimento del terminal bus da Piazza Kenne. Di una decisione nel merito non è stata ancora adottata, si valutano più ipotesi, mentre è stata accantonata quella di Campo Genova per difficoltà oggettive che riguardano innanzitutto la strada priva di marciapiedi. Si stanno ancora esaminando Campetto Santa Rita, l'area del mercato bisettimanale Borgo Ferrovia e nelle ultime ore si è presa seriamente in considerazione anche anche l'area del parcheggio dell'autostazione. Ci sono in piedi due o tre soluzioni, quindi sia Gambetto Santa Rita, sia l'autostazione, la, il parcheggio antistante all'autostazione, qualcosa a Piazza Kennedy, però l'obiettivo è quello di liberare totalmente Piazza Kennedy. Avellino queste, le, le aree queste sono, e quindi non ci possiamo inventare niente. Tutte le soluzioni che si stanno vagliando presentano difficoltà, a quanto pare, tranne l'area dello stadio, dove si immagina una convivenza con il mercato, senza scartare la possibilità di spostare i capolinea in più aree di sosta. Un problema, questo molto difficile da risolvere, ma il Comune mira a centrare l'obiettivo per fine mese e prima che il trasferimento da piazza Kennedy venga imposto. È un argomento molto, molto delicato. A cui. Noi stiamo dedicando un po' più di tempo proprio perché non vogliamo creare disagi ai cittadini e quindi ci saranno altri incontri. Non, non do niente per certo perché non è stato definito ancora nulla. C'è da dire che si stanno verificando varie ipotesi e, ripeto, per non creare disagi. A Via Roma, ora c'è paura. La tensione è salita altissima dopo il tentato furto al Caffè Roma, un raid sventato solo grazie all'intervento della titolare che ha lanciato l'allarme, mettendo in fuga i malviventi. Due ladri sorpresi intorno alle 14 di ieri a forzare con un cacciavite l'ingresso della caffetteria. Gli autori dello scasso, con i volti coperti dalle visiere dei cappellini, erano ormai vicini al colpo, il piano però è saltato per una grossa ingenuità. I malviventi infatti non si erano accorti che, nonostante la pausa pranzo, la titolare era comunque presente nei locali del bar. Sul caso indagano gli agenti delle volanti di Polizia che anche stamane hanno effettuato un sopralluogo nella zona a caccia di indizi utili per l'identificazione dei responsabili del tentato furto. L'episodio di ieri conferma che in città non ci sono più osi tranquille. L'escalation di furti che ha colpito anche il cuore di Avellino è un campanello d'allarme. Le bande di ladri dalle ville situate sulle colline della città sembrano aver messo nel mirino attività commerciali e condomini anche in pieno centro. A Via Roma ci hanno segnalato alcuni residenti, approfittando anche della scarsa illuminazione, più volte sono state rubate auto parcheggiate e visitati appartamenti. Un poco di controllo in più ci vorrebbe, anche perché fino adesso non era diciamo, mai successo niente di eclatante, però purtroppo i fatti di questi giorni eh, a corso, eh, qua l'altro giorno poc'anzi, eh, in più nelle altre parti, un po' di, di controllo in più ci vorrebbe, un fenomeno un po' più preoccupante. Tra l'altro c'è la scarsa illuminazione che potrebbe far morire Soprattutto! perché diciamo soprattutto la sera già verso le 5 5 e mezza non, non si vede niente, niente l'illuminazione la... dovrebbe essere un po' più migliorata sicuramente qualche pattuglia in più e qualche pattuglia in più sicuramente però alla base di tutto, tutto pure un po' di illuminazione in più effettivamente diciamo così questa zona è abbastanza buia anche di sera ed è molto 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 lasciata diciamo così senza molta prevenzione Preoccupati i commercianti ma anche ma i condomini anche, qua. Ma, ma tutti quanti noi, perché praticamente pure se devo comprare le sigarette per esempio di sera, alla macchinetta eccetera eccetera, comunque isolato, insomma, è isolato e non c'è nessuno. Torno le giornate della prevenzione promosse all'Associazione Le Mani sui Cuori e al presidente Franco Russo, che si terranno il 7 e il 14 ottobre a San Tommaso, nei locali e la chiesa di Sant'Alfonso Maria dei Liguori e in altre strutture vicine. Domenica si comincia alle 9.30 con le visite allergologiche o torino-laringoiatriche e le visite pneumologiche, oculistiche, cardiologiche, odontoiatriche e le visite fisiatriche, indirizzate alla diagnosi di scoliosi nei ragazzi da 10 anni in poi. Le visite termineranno alle ore 13 per riprendere poi alle 16 e proseguire fino alle 20. Nel pomeriggio saranno presenti l'urologo, l'oculista e il fisiatra. Domenica 14 ottobre il calendario della mattina è simile. Nel pomeriggio invece spazio alla ginecologia, pneumologia, cardiologia ed ancora a fisiatria sempre nel pomeriggio all'associazione Le mani sui cuori si affiancherà l'associazione Amdos della presidentessa Silvana Ianuario con le visite senologiche a cura dei dottori Carlo Iannace e Danilo Palmieri e con eventuale ecografia della dottoressa Dina Volino. Per prenotare esclusivamente le Visite Stenologiche organizzate all'Associazione Amdos di Avellino occorre telefonare al numero 348-7184-711. Solo per informazioni generali, ma non per prenotazioni, si può telefonare dalle ore 19 alle ore 21 al numero 393-8783019. Un'iniziativa importante, infatti anche il vescovo Arturo Aiello applaude all'iniziativa dell'associazione Le Mani Sui Cuori che gratuitamente consente a specialisti nell'ambito medico di offrire la propria competenza a chi in tempi di ristrettezza economica non può permettersi di prevenire, diagnosticare e curare patologie di vario genere. Lavoro in corso e traslochi al Centro di Riabilitazione Australia. L'accorpamento tra gli ospedali di Avellino e Solofra provoca fisiologicamente disagi e corse contro il tempo, precisa il direttore sanitario Antonio Gengaro, ma il centro aggiunge non ha mai interrotto le sue attività. Assistenza e terapia a fasce sensibili forse anche per questo, gli utenti preoccupati ci hanno segnalato su e altro materiale in parcheggio davanti alla struttura di Contrada Moretta. Abbiamo chiesto spiegazioni al direttore sanitario mentre gli addetti ai lavori si occupavano del materiale depositato a all'esterno del centro. Sì, sono del materiale ovviamente che dovrà essere. che sarà sicuramente eliminato nelle prossime ore. È stato accumulato per queste ore qui. Eh, al di fuori della, della struttura perché ovviamente siamo in una situazione non dico di emergenza ma in una situazione in cui il reparto di mh, riabilitazione del dottore Rumiano è stato trasferito nei nostri locali eh, qui al centro strada per cui si è creato qualche piccolo, qualche piccolo problema ma è un problema transitorio che avrà la durata di qualche ora stiamo sistemando dei locali per cui abbiamo adagiato all'esterno del materiale che non è, eh, non è più idoneo e quindi verrà la ditta nelle prossime ore ad eliminarlo. Questo in seguito anche all'integrazione e all l'unificazione tra gli sì, ospedali stato, di Solofra e il Moscato. In effetti sì, come tutti sanno, è stato unificato il presidio, presidio ospedaliero di Solofra, è stato unificato a San Giuseppe Moscati. Per cui il, il reparto del dottore Rumiano che è rimasto eh, di competenza dell'azienda sanitaria locale è stato trasferito nei nostri locali qui al Centro Australia. Quindi qualche piccolo problema ovviamente si può creare qualche piccolo disguido con i pazienti, però noi abbiamo, abbiamo voluto eh, assicurare la continuità dell'assistenza per cui non è stato interrotto il servizio. Ovviamente c'è cioè, da pagare un piccolo. Una, Qualche piccolo, qualche piccolo problema, qualche piccolo disguido con, la, con le utenze. Gli utenti infatti cosa dobbiamo dire adesso? No, ma sicuramente sai, è questione di qualche giorno, i locali sono in via di ultimazione, è stato diciamo, un trasferimento piuttosto rapido perché come tutti sanno entro, in, entro il 30 settembre è stato dovuto sgombrare il presidio ospedaliero di Soros. Scusate il relax, ma in città ormai strada che fai, discarica che trovi, vedete cosa c'è in via Palombi, poco distante c'è il corso d'acqua delle Fenestelle, alle mie spalle un ricettacolo di rifiuti, tanta immondizia, anche in questo caso buttato dagli incivili dalla strada che conduce a Rione Santo Tommaso a Collina Licuarini, ma non è finita perché più sotto abbiamo trovato altre sorprese. Sempre lungo torrente Penestrelle, a ridosso del parco Manganelli, queste sono le altre sorprese. Via Palombi è distante pochi metri da Palazzo di Città. Il biglietto da visita di questo tratto, che collega Collina Liguarini all'area dove è situato il parco Manganelli, è rappresentato da questi rifiuti seminati sull'asfalto. Palzo di città dista a pochi metri da questo ricettacolo di rifiuti. Lo scempio è visibile anche affacciandosi dalle finestre dei piani alti del comune, percorrendo i sentieri bagnati da finestrelle. Le sorprese diventano sempre più sgradite. Nel tratto di via Cupamacchia, dove scorre il Fenestrelle nonostante le segnalazioni ingombranti sono ancora al loro posto. Parte del mobilificio, documentato negli scorsi giorni dalle nostre telecamere, è stata portata via dalla corrente. La Polizia Municipale, dopo aver visto il servizio, ha deciso di intervenire per bonificare il tratto. Un'operazione che ha bisogno probabilmente di tempo, intanto molte delle carcasse, come il bocci e gli scarti di mobili e pneumatici, giacciono ancora al loro posto. Questa volta siamo scesi direttamente giù sulle sponde di quel che resta del torrente Penestrelle. Bisogna anche fare attenzione ai tanti rifiuti che si sono accumulati a poca distanza dalle acque del torrente. Tra l'altro, noi ci troviamo a pochi metri da Palazzo di Città invitiamo. Uh, tutti quelli che rispettano l'ambiente a farsi un giro. Ovviamente in testa gli amministratori che dovrebbero uh, verificare, come facciamo noi, quello che accade da queste parti, ovvero nella zona di Bosco dei Preti, la stradina che sarà contata a Bagnoli. Questo è il tratto del corso di Fiume che è a ridosso anche uh, della centralissima piazzetta Perugini. Quindi ci troviamo al centro della città. Ecco, Vedete eh, i tanti rifiuti abbandonati, bussoni che sono stati eh, scaricati nel eh, torrente, eh, sono eh, stati buttati dall'alto di questa eh, stradina, magari sfruttando anche mezzi attrezzati per eh, lo scarico. C'è eh, di tutto, anche per questa mattina pannelli eh, e scarti di mobili, elettrodomestici. Bustoni neri con frascame, ma anche altro materiale di risulta. Ecco, vedete in fondo che ci sono questi bustoni anche pericolosi per il costo d'acqua che rischia di essere deviato. Quella che fa più paura. Tra tutti i veleni è la plastica che è capace di ammazzare l'ambiente. Noi quindi invitiamo tutti i rappresentanti istituzionali a farsi un giro da queste parti. Il simbolo del degrado è rappresentato da questa tazza di gabinetto dal Bucci che adesso vi facciamo vedere. Nella foto una donna solare, elegante, sorridente, piena di vita. Nei suoi occhi la luce della bontà, perché, come si legge sui manifesti funebri affissi dopo la tumulazione, Giuseppina Bellizzi vive, nel ricordo di tutti quelli che la conobbero, per l'immensa bontà, la mitezza e lo straordinario spirito di servizio verso la famiglia e il prossimo. Ad annunciare il passaggio alla casa del Signore, i fratelli Raffaele e Gennaro, le cognate e i cognati, i nipoti e i parenti, tutti in testa, ai manifesti una frase della passione secondo Luca, le parole di Gesù consegnate al Padre prima di essere crocifisso. Parole che fanno riflettere. Padre, perdonali perché non sanno quel che fanno. Un addio che parla, quello concesso dai familiari alla povera Giuseppina, soffocata giovedì scorso dal fratello Luigi, nella sua abitazione a Collina Liguorini. I funerali si sono celebrati in forma privata due giorni fa. Solo questa mattina sono stati affissi i manifesti sulle cantonate di Avellino. Un rito intimo riservato, considerando la tragedia, con i fratelli e i parenti della donna, che dopo tanto clamore hanno preferito stringersi e ritrovarsi da soli in un unico profondo abbraccio. Dopo lo shock provocato dall'atroce morte di Giuseppina, la notizia delle esequie è stata comunicata stamane anche al fratello omicida, estretto nel carcere di Bellizzi Irpino. Luigi, che deve rispondere di omicidio aggravato e tentato omicidio per le coltellate inferte al fratello Gennaro, anche rispetto a questa comunicazione, è a passo incredulo, confuso, ha sottolineato il suo avvocato Roberto Romano. Intanto il legale ribadisce la volontà di ricorrere al tribunale dell'esame contro la misura cautelare in carcere del suo assistito. I familiari della vittima hanno incaricato l'avvocato Nello Pizza di rappresentarli come parte offesa nel procedimento giudiziario. Il sorriso di Giuseppina, soffocato per sempre in una tragica mattinata di settembre, ha donato stamane alla città un brivido e un'emozione forte. è stata operata l'insegnante travolta ieri mattina da uno scuola bus a Grottolella la 51enne residente a Capriglia dopo la rottura dei legamenti e le fratture riportate al femore e agli arti è stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale Moscati intanto sul caso la procura della Repubblica di Avellino ha aperto un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità sull'incidente avvenuto ieri in tarda mattinata davanti alla scuola il pulmino venuto giù improvvisamente senza controllo mentre era in sosta è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria i carabinieri hanno ascoltato in queste ore L'autista, alcuni testimoni per raccogliere quanti più indizi utili al corso delle indagini, per stabilire le cause che hanno provocato la pericolosa discesa dello scuola bus in una strada in forte pendenza. Un guasto meccanico, una negligenza del conducente toccherà agli inquirenti rispondere a questi interrogativi. Intanto Pasquale, un testimone, anche lui colpito dal bus, ci racconta i drammatici attimi dello schianto. Era fermo qua, il pulmino era fermo. Io stavo giù aspettando i ragazzi e ho visto il pulmino che scendeva giù. Quindi è arrivato a quel punto là e ho visto che poi è andato a sbattere. Andiamo a vedere dove si è schiantato il pulmino. Quindi ha visto questo pulmino che arretrava. Nessuno però ha gridato. Nessuno, perché si pensava che scendeva normalmente come le altre volte. Perché c'erano altri testimoni. C'erano tutti i ragazzi che prendevamo i ragazzi a scuola. Eccolo qua. Quindi a questo punto qua il pulmino, forse aveva le ruote anche girate, che se erano dritte andava giù ed è arrivato qua, vedi? Ecco qua ha piegato questo perella e la maestra stava scendendo e stava qua, a questo punto qua. È stata colpita alle spalle la Qualcosa maestra. Qua dentro l'ha preso. Qua. La maestra non si è accorta del pulmino. Non si è accorta, è stato talmente. Nessuno che aveva messo il pullmino, Era convinto che scendeva per, per i fatti suoi. Poi abbiamo visto che è arrivato qua. Non c'era nessuno dentro il pulmino? Non lo so, non l'ho visto se c'era qualcuno. allora io, io ero qua, ecco qua, e guardavo i ragazzi quando scendeva La maestra veniva di qua e si era fermata. È stato così, talmente improvviso, che se qualcuno gridava, io prendevo la signora e la tiravo giù e perché il pulmino si è fermato qua. Eh? Vedi c'è ancora il sangue qua, terra Quindi è fermato in quest'angolo qua. Io sono rimasto scioccato proprio perché è stato tutto così improvviso. Cioè che nessuno se l'aspettava. Tutto questo poco prima che scendessero Poi i ragazzi. Scendevano i ragazzi, però, Pochi minuti pochi prima. prima. 5, 10 minuti prima, che scendevano i ragazzi. Poteva finire peggio, insomma ci che non è successo niente, insomma che purtroppo sono quelle cose che, impreviste che possono capitare. Non è mai successo, non è mai successo. nonostante mai, la pendenza. Mai, il, mai, il mai. Pulmino sempre è sempre parcheggiato no, lì. No, diciamo che a volte non lo faccio nemmeno salire, perché a volte c'è questo problema del o è ghiacciato, o la neve, quindi sopra non va quando c'è la neve, li aspetta giù i ragazzi. Però molte volte i ragazzi comunque corrono, fanno, si fanno male, fanno tutto di corso, che è la discesa che ti porta poi a correre e andare giù e diciamo che è mai successo insomma un'immagine una scena ghiacciante è stato così tutto improvviso che magari uno stende a credere perché sai dice sta scendendo il polmino come tutti i giorni porti i ragazzi sono 30 fanno. metri da dove è da quel cioè, punto là eh, o meno, eh. però io dico non è che è piombato sai come un missile dava l'impressione che stava scendendo come le altre volte e invece non c'era invece non è arrivato questo pulmino polmino e qua. Non lo so nemmeno io com'è successo. Insomma, è, è stato un, un miracolo. Successo. È stato un miracolo, sì. Valle dell'Irno e Valle del Sabato. Il ministro Costa, Serino, in occasione dei 40 anni della Fondazione San Giuseppe Moscati, promette il suo impegno per la tutela dell'ambiente in Irpina e di attenzionare le criticità sottoposte dai comitati ambientalisti rispetto ai veleni che inquinano il territorio. L'ex generale della Terra dei Fuochi, pur precisando le competenze tra Regione e Ministero, scende in campo con un gruppo di lavoro e una cabina di regia, in grado di assicurare soprattutto un'efficace rete di prevenzione, oltre che di repressione. Beh, intanto confermo che mi hanno chiesto aiuto, in taluni casi anche nei limiti delle mie possibilità proprio da network ho anche risposto. E intanto ho già chiesto all'arma dei carabinieri alle forze dell'ordine di intervenire per, ciò che sono, per quelli che sono considerabili dei reati veri e propri e la, tra l'altro lo stanno facendo anche e li ringrazio pubblicamente anche con risultati direi eh, buoni adesso dobbiamo arrivare a risultati eccellenti cioè nel senso di andare oltre però per ciò che riguarda i reati non è che si risolvono le cose solamente con la repressione c'è tutto l'aspetto invece preventivo qual è la, la vicenda? ovviamente quando un fiume o un corso d'acqua in genere ha un problema è collegato quasi sempre con depuratori che o non ci sono o che non funzionano e che quindi si trasformano poi in scarichi abusivi o un cattivo funzionamento del depuratore. Voi sapete bene che la depurazione delle acque come la gestione della depurazione sono competenze regionali e comunali e non appartengono al Ministero, però il Ministero non per questo si chiama fuori. E al di là dell'attivazione che Abbiamo con le forze dell'ordine, eh, insieme al presidente della Regione Campania, il Presidente De Luca, eh, abbiamo stabilito un, un gruppo di lavoro congiunto perché essendo sua competenza però ci ha chiesto di essere affiancati da tecnici del Ministero per tra virgolette eh, aiutare il sistema. Il ministro Costa stamane ha ricevuto anche il dossier sulle condizioni della Valle del Sabato consegnatogli dal presidente dell'associazione Franco Mazza. Presto ci sarà un incontro tra i due, intanto il ministro dice la sua anche sul caso del biodigestore a Chianche. Mio personale pensiero di chi però non ha competenza per legge e eh, no, ovviamente, però è diverso da dire mi, mi impegno a non firmare un atto che non posso firmare perché non è nella mia competenza, non so se mi sono spiegato in modo felice. Dopo cinque mesi di lotta con tanto di presidio permanente davanti all'ipermercato di via pescatori dei lavoratori per COP e sindacati, l'avvertenza si chiude con l'accordo firmato tra la nuova proprietà Z Market, lavoratori e sindacati. Poco dopo le 20 di ieri sera, la firma incalce al documento che sigla l'accordo non privo di dubbi per alcuni sindacati come CGL e UGL che si sono riservati la possibilità di dare l'ok ok definitivo dopo un'assemblea con i lavoratori. In sostanza sono stati scongiurati i licenziamenti per i 133 dipendenti dell'ex Ipercop, ma al prezzo di un taglio sul monte ore per chi resta in servizio. Queste le condizioni del documento, 41 i prepensionamenti che andranno via, con un incentivo di 40.000 euro lordi, 5 trasferimenti, persone cioè che si sono dette disponibili ad andare via. 87 ricollocati, di cui solo 11 rimarranno full time di terzo livello e cioè diventeranno responsabili di reparto. I full time a 30 euro, i part time a 24 ore passeranno a 20, i part time a 20 ore rimarranno tali. Ci sono almeno altre 4 persone disponibili ad essere incentivate e quindi far parte del pacchetto Esodo. Le ore relative a queste incentivazioni verranno distribuite sui part time che da 20 passerebbero a 22 mentre per i full time andranno a 32. Sono solo ipotesi però, tutto dipenderà se ci saranno altre persone incentivate all'esodo. Mancato accordo, questa l'unica alternativa a questa proposta dell'azienda. Se non ci sarà la firma di lavoratori e sindacati, il che significa licenziamento per tutti. Molta amarezza per i lavoratori part-time che vedono decurtarsi il monteore fino a parlare di accordo di fame. Sacrifici per tutti e licenziamenti per nessuno. A questo punto sul tavolo c'è solo questa alternativa, prendere o lasciare. <music>